Bene ragazzi, andiamo a scoprire una portocervo così come non l'avete mai vista. Una portocervo, allora portocervo marina, allora giro qua a sinistra. Portocervo marina, Calagrano. La scopriamo, portocervo marina, ok. La scopriamo con gli occhi di un cicloturista. Intanto vediamo già una bella villa qua. Il mare e le barche stanno alla nostra destra. Eccola, comunque, siamo proprio vicini al mare? No, no, sono solo le barche. Sì, no, il mare, eccolo qua, sulla sinistra. Sulla mia destra, scusate. Allora, qui c'è l'ingresso per le barche e continuiamo su questa strada. Stante. Prima c'era la scritta Costa Smeralda su un grosso blocco di granito e ho visto anche da altre parti ripetuta questa cosa di mettere delle scritte incise in un grosso blocco di granito. Qua un piccolo centro commerciale, residenziale. Ecco la cala e noi probabilmente seguiamo questa strada per la marina. Ok, va bene. Seguendo questa strada qua probabilmente arriveremo a Portocervo Marina. Poi non so se ce n'è un'altra di Portocervo, eh. A volte quando specificano marina magari c'è un Portocervo non marina. Quindi non so neanche se siamo nel posto giusto. Di barche ce n'è tante, sembrano piccoline per essere quelle mitiche barche degli yachting club. Forse lo yachting club è stato da qualche altra parte. Questi yachting da VIP, da VIP. Allora, vediamo, eh. Tra 400 metri, svolta a sinistra. Sulla destra tutte barchette e qui una piazzetta, non credo che sia questa la piazzettina, forse sì, forse è questa, così piccolo Portocervo. Va bene, intanto facciamoci questa caletta qua, cioè questa vietta, poi dopo andiamo a vedere se c'è la piazzetta. Qui vediamo già degli yacht un po' più grandi, allora potrebbe essere davvero questa qua la zona, eh. Allora, bicicletta ce ne possiamo andare tranquillamente. Mi sta abbandonando l'asta che tiene il cellulare, si trova proprio alle sue ultimi minuti di vita. Per fortuna l'ho legata con lo scotch, quindi al momento che cascherà l'asta non cascherà a terra, ma la vedrò semplicemente così ammosciata. Chi rema? Qui tutti belli yacht, eh. A me piacerebbe averci un'isola galleggiante più che un yacht. Allora, questa è pedonale, se ci passa il pedone ci passa pure mille accendini. Ammappa ragazzi, che bei yacht. Salve.
veramente così tanti uno vicino all'altro. Eccola qua, la fabbrica degli yacht, ragazzi, uno vicino all'altro non l'avevo mai visto. È la mia asta che tiene il telefono, o sento fisicamente che mi si è rotta, quindi è arrivata fino a Porto Cervo. La prossima volta, al prossimo viaggio devo studiare qualche metodo più resistente, perché è durata pochi giorni, perlomeno meno di quello che pensavo. Devo trovare un nuovo metodo per fare riprese mentre pedalo, o comprare un'asta tipo questa ma con i pezzi di ricambio. Oppala. Allora, qui è divieto, allora passo qua per il pedonale. Allora, questa è proprio arrivata l'asta, quindi interrompo qua il video, ragazzi. Se vi è piaciuto, pollice in su.